Paolo Coelho, uno scrittore di grande successo. Per curiosità, nel corso degli anni ho letto alcuni suoi libri, questo edito da Bompiani. Non sono mai rimasta molto colpita, non mi intriga, non sono particolarmente, non è nelle mie corde, però due ragionamenti li voglio fare. Iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella oppure sulla mia sigla AG. Intanto, quando inizi a prendere in mano un libro di Coelho, dici vabbè, mi rilasso. Invece no, perché ti ritrovi risucchiato in un vortice tra l'esoterico e il New Age, che può anche dare un po' fastidio a qualcuno, nel senso, per carità, niente di male, ma almeno saperlo. Non è quel sottofondo vagamente esoterico, super colto, intrigante, contestualizzato in una storia che, come in certi romanzi cervellotici di quelli belli, no, qua. Si vuole proprio trasmettere quel messaggio lì, c'è un intento programmatico, quasi propagandistico, direi. Quindi è giusto sottolinearlo per saperlo, così uno prende in mano il libro e sa cos'è. Ci sono persino degli esercizietti pratici ogni tanto, delle meditazioncine, cose così, tanto per mettere in chiaro che non è un romanzo, ma è un percorso romanzato verso una qualche presunta ricerca, illuminazione, che ne so. Il cammino di Santiago, infatti, come titolo italiano, è già fuorviante di suo, perché la traduzione letterale dal titolo portoghese originale sarebbe Il diario di un mago. E già lì, come biglietto da visita, è completamente diverso. È stato pubblicato in Brasile nel 1987, però in Italia è arrivato nel 2001. E capisco l'operazione commerciale di tradurre così, perché è molto più facile vendere agli italiani Il cammino di Santiago che Il diario di un mago. Però finisci per rifilargli una cosa diversa da quella che è in realtà. Quindi, più che un romanzo di avventure, è una specie di viaggio iniziatico con il protagonista che vuole diventare maestro Ram, questa sigla che vuol dire varie cose. E comunque, stando alla prefazione all'edizione italiana dell'autore, si tratterebbe di un piccolo ordine spirituale, secondo lui, se non la Chiesa, che questa è un'inesattezza piuttosto vistosa, a me non me ne importa niente di quello che pensa lui, sono fatti suoi assolutamente. Però storicamente, filologicamente, tecnicamente, non c'entra niente, non c'entra proprio, quindi le affermazioni che fa lui sono un pochino fuorvianti, ecco, sono inesatte. Che alla base di questo percorso, diciamo, spirituale ci sia una certa confusione, si comprende bene anche dalla storia personale di questo autore che aveva studiato dai gesuiti a Rio de Janeiro, poi aveva sviluppato una certa avversione per tutti i temi religiosi, poi è stato un ribelle, un hippie, si è dato al marxismo, ha avuto perfino la sua parentesi occultista, mezza satanista, poi si è spaventato, ne è uscito, ha avuto un'altra parentesi a base di droga. Poi è passato a questo misterioso ordine con cerimonie, spade, che secondo lui è un ritorno alla spiritualità cristiana, però oggettivamente questa è una sua interpretazione molto libera e personale. Ribadisco, sono fatti suoi, però spiace che spacci una cosa per un'altra perché non è correttissimo. A me piace la gente che parla chiaro e anche che scrive chiaro. Invece qui i concetti sono espressi in modo volutamente un po' fumoso e confuso. Superficialmente accattivante, però, poi ciascuno se lo legge ne trae le conclusioni che vuole. Io non l'ho trovato tanto appassionante, a tratto mi ha anche annoiato un pochino, però non è giusto parlare soltanto di cose che piacciono a me e volevo darvi una mia impressione personale a proposito di un fenomeno letterario pazzesco di proporzioni planetarie che io non capisco fino in fondo. Alla prossima storia.